Allora, buongiorno a tutti, grazie a tutti di essere venuti e di partecipare. Si commentava con qualche collega prima dell'inizio, finalmente ce l'abbiamo fatta. È stato più complicato organizzare questa giornata che, come dire, fare tutto il lavoro degli anni passati per produrre il documento, però insomma, nonostante qualche piccola sofferenza, ce l'abbiamo fatta. Io sono qua solo per dare un po' indicazioni sullo svolgimento della giornata e delle giornate, quindi come avete visto da programma, avremo questo primo giorno in cui tratteremo i temi che sono stati oggetto poi del nostro lavoro e del documento consegnato, che riguardano la parte generale dei monitoraggi, quindi della 2060, della strategia marina, i temi legati al controllo, alle emergenze, e poi la giornata di domani invece ci andremo a concentrare poi anche su aspetti più specifici legati al tema dei laboratori, alle nuove tecnologie e con una sessione poster poi dopo per poter dare spazio alle presentazioni e agli interventi che non sono rientrati poi in queste giornate. Io prima di lasciare la parola al direttore Bratti, che ringrazio, purtroppo il dottor Marchesi non potrà essere presente perché in questi giorni si insedia la nuova giunta e quindi è impegnato nel suo territorio. Il presidente dovrebbe passare, quindi ringrazio il direttore Bratti che è qua. E prima di lasciargli la parola volevo, come mia consuetudine sentita, ringraziare prima di tutto i colleghi del gruppo di lavoro e delle agenzie, insieme ai miei colleghi di Ispra, David Pellegrini e Anna Maria Cicero, che hanno contribuito e come dire, lavorato per portare questo risultato. Un ringraziamento particolare sentito va a Giuseppe Trinchera e Elena Piccione, che oramai tutti voi conoscono, e diciamo in tempi in cui è più facile, come dire, dare responsabilità e attribuire, io invece voglio ringraziare loro perché attraverso il lavoro paziente di ricucitura, di relazione, di attenta valutazione di tutto quello che hanno permesso sia la realizzazione di questa giornata che insieme a tutti quanti voi il documento che sarà oggetto di questi giorni. Grazie.